Bentornato nel mio canale, ti auguro un fine settimana di relax e attività interessanti con la tua famiglia e il tuo amante. Non dimenticare di prestare attenzione alla pandemia Covid perché è ancora una seria minaccia per il nostro mondo. Dopotutto, vinceremo. Oggi è domenica 23 maggio 2021. Oroscopo Acquario. Segno fortunato. Domenica da Fortunelli, candidatevi per il titolo. Finalmente una boccata d'aria e un cielo sereno sopra il capo, di questo ringraziate il sole in trigono alla luna d'aria, amicona tra l'altro di Venere, Mercurio e del vostro inquilino Saturno. La clausola, però, c'è anche per voi, niente rimpianti e rancori, se casualmente incontrate un ex lo salutate con garbo e poi tirate diritto, la vendetta più estrema resta l'indifferenza. Meglio ancora se un sostituto c'è già, più in gamba, simpatico e charmante del precedente, in questo caso la passeggiata mano nella mano sarà un grandissimo piacere. Novità per chi ha voglia di avere un pupo, questa volta arriva e sarà una pupetta, o magari due. Un giovane amico di cui avere poca fiducia, talvolta disonesto, con la tendenza a mentire. Un giovane corteggiatore che adula ma senza avere reali intenzioni di un vero rapporto. Molto denaro potrebbe essere sperperato. Collaboratori giovani infedeli e disonesti. Possibili cattive notizie che vengono da molto lontano. Un'importante amicizia che a tratti sembrava compromessa da alcune incomprensioni, potrebbe rinascere e fare felici entrambi. Non avete altro da fare che parlarne per prima con la persona interessata. Agite con buon senso, il successo è scritto nel vostro cielo, ma dovete fare tutto con estrema razionalità, buon senso e razionalità. Oggi non tentate la fortuna, Marte vi è contro e non fareste un buon servizio alle vostre finanze. Le poche idee che avete in questo periodo siano tuttavia chiare, dovrete decidere presto se accettare o meno una proposta che vi è stata fatta o vi verrà fatta presto. Dipende unicamente da voi. Parla e azzeggiati come un vincitore. Sarai particolarmente curioso. Misteri, segreti, intrighi ti attireranno. Se vi sentite scoraggiati e sfiduciati sappiate che la giornata di oggi potrebbe essere utile per gettare le basi di qualche progetto che potrebbe darvi, nel tempo, soddisfazioni interessanti e di tutto rispetto. Se siete in apprensione per un problema con il vostro partner, badate che anche per lui è la stessa cosa, ma solo incontrandolo e chiarendovi verrete a capo della situazione. Attenzione SL vostro ambiente di lavoro o di studio, i colleghi oggi saranno poco amabili con voi. Mettete prima di tutto il dialogo con le persone che vi circondano, non siate permalosi e non cercate significati nascosti in tutto quello che vi viene detto. In altre parole non prendetela sempre sul piano personale. Tuffatevi nel lavoro, nella vita mondana o nelle vacanze, e vedrete che tutto andrà per il meglio. Mettete l'abito più professionale che avete, perché vi si presenteranno molte occasioni e dovrete essere impeccabili. Se state in cerca dell'amore, questo è un giorno meraviglioso per incontrare nuove e attraenti figure. È certamente importante nella vostra vita sapere di poter contare su determinati sentimenti che non vi abbandoneranno. Configurazione del weekend abbastanza buona. Saturno nel vostro segno vi offre una sveltezza mentale notevole. Soltanto Urano vi fa mancare in certi momenti quelle energie attive su cui poter attingere al massimo grado. Un po' di salutare stop non vi farà però certo male, prendetevi le giuste pause di relax. C'è grande elettricità nell'aria anche grazie all'aspetto favorevole della Luna. Avete tante energie e molta voglia di fare. Mettetevi in gioco e come sempre riuscirete a coinvolgere le persone. Cari Acquario, con Sole e Luna dalla vostra parte potrete finalmente tornare veri protagonisti della vostra vita e rimettervi in gioco su tutto. Torna il sorriso e la voglia di fare e sul lavoro chi ha un'attività in proprio avrà grossi vantaggi. Meditate di più su quello che state facendo e provate a dare una mano a coloro che ne hanno davvero bisogno. Forse lascerete che vi dicano espressamente di cosa hanno bisogno, ma va bene lo stesso. L'importante è che iniziate a capire quando c'è qualcosa che non va, nelle persone accanto a voi e riusciate ad avvicinarvi e ad essere solidali, non solo a parole, ma anche a fatti. Con il tempo, non avrete più bisogno di parole.
in barba agli stressati e agli esauriti che vi circondano e nonostante la mole di lavoro che macinate ogni settimana, oggi state benone, felici di viaggiare e conoscere gente nuova, magari anche di innamorarvi. Di chi? Di una persona appena incontrata, di un quattro zampe, di una situazione naturalmente della natura quasi estiva più verdeggiante e profumata che mai. Fautori di questo stato di grazia ben quattro pianeti amici, la Luna, il Sole, Mercurio e Venere in segno d'aria come il vostro, dunque simpatico, frizzante e leggero. In verità dovrebbe esserlo anche il vostro inquilino Saturno, al momento piuttosto pesantuccio, ma non disperate, imparerà. Amore ed Eros, amori reali, amori virtuali, poco importa, oggi è giornata di amicizie, di flirt, di cotte, di emozioni che vi sorprendono e vi aprano orizzonti sconosciuti. In famiglia, vi e i rapporti coi pupi che vi fanno tornare bambini. In coppia, un amore inossidabile da rinverdire con un tocco di malizia. Tenete duro ancora per qualche giorno, il peggio è alle spalle e la strada torna di nuovo in discesa. Presto le stelle vi faranno capire di essere dalla vostra parte e allora la strada sarà tutta in discesa. Nettuno, pianeta che spalanca spazi di sorprese e di nuovi scenari che non ci si aspetta, in posizione fortunata per voi dal segno della sua massima elezione, i Pesci, vostro vicino sulla ruota dello zodiaco, è il padrino celeste di intense opportunità per emozionarvi. Emozione, impulso e quel pizzico di romance, sono tutti gli ingredienti che il transito acquatico di Nettuno in Pesci vi dona. E una passione che appariva fugace, ma che non si è mai interrotta, tenderà a mostrare stabilità. Vi potrete scoprire così, a fare piani per il futuro e vedere tramutato in vero amore quel che sembrava in precedenza un incontro tra due spiriti liberi. Lavoro e denaro, finite presto le incombenze che non potete rimandare per dedicarvi alla casa e al volontariato che vi appaga facendovi sentire utili, un must per tipi come voi, che professano idee umanitarie. Il dramma della pandemia e della crisi economica vi ha coinvolti profondamente. Vorreste un mondo migliore senza virus, senza fame, senza fango, senza corruzione, con più equità e solidarietà. Non resta che rimboccarsi le maniche. Determinato, grintoso e pieno di buoni propositivi in ambito professionale. Circondato da colleghi che hanno capito che persona sei. Pur se domenica, giocate una partita sulla scacchiera professionale che vi impegna anima e corpo, risvegliando il vostro amore per il rischio. Un rapporto di lavoro o una collaborazione di alto profilo, ebbene lo sappiate, andranno tenuti sotto la vostra attenta vigilanza e curati nel tempo. Benessere, state benone, i vostri malanni cronici oggi hanno deciso di lasciarvi in pace. Più attenzione al look, prendersi cura di se stessi non è reato. La nostra dieta è la nostra migliore prevenzione contro le malattie e la nostra migliore arma contro la depressione. Il buon sonno è il nostro modo migliore per sentirci veramente concentrati, dormi. Per lei, inguaribili ottimiste, se il lavoro vi tocca lo prendete come un'occasione, magari è così che vi sorprenderà Cupido, tra i vostri strumenti professionali. Per lui, tra nuvole tossiche e cani abbandonati, inondate tutti i blog, mostrando disdegno, ricordate al vostro Snoopy quanto è fortunato a stare con voi. Colore delle emozioni, lilla. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 10. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.